ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Prove simili a quelle di oggi, anche nelle successive domeniche, è chiaro che allora uno può dire, certo, è un Pescara che ha modificato il modo di stare in campo, di giocare, anche qualche giocatore come i nuovi, è evidente che ti hanno dato o hanno innalzato il tasso qualitativo, però è solo continuità, quindi che può dare, e il futuro ci darà le risposte, però è sicuramente un fattore positivo quello di ogni tanto nelle difficoltà cambiare qualcosa alla squadra, che sia un sistema di gioco, proprio perché magari ritrovi quell'attenzione che inconsciamente puoi perdere, perché tanto conosci a menadito quello che l'allenatore ti chiede con quel sistema di gioco contro quel sistema di gioco, e magari perdi il dettaglio, l'attenzione in certe piccole situazioni che poi magari ti possono punire. Quando magari proponi qualcosa di diverso, di nuovo, vuoi o non vuoi, il cervello è più reattivo e disponibile a incamerare le informazioni. Poi, come dicevo prima, se hai la fortuna che incamerato le informazioni hai anche il risultato, hai la certezza da parte dei giocatori di che vogliono seguire questo nuovo percorso, altrimenti bis su tutto.